E poi siamo arrivati al 2020 con la Mission Impossible, perché ha fatto l'irruzione nel panorama mondiale, la nota pandemia, e comunque noi siamo andati avanti. Abbiamo avuto parecchi studenti, quest'anno ne abbiamo 50, ci siamo rimodulati un po' online e poi soprattutto offline, lavorando sempre. Stando sempre sul pezzo e cercando di capire come evolveva la questione del virus. Per cui ci siamo inventati un calendario didattico parzialmente online fino a luglio. Eravamo convinti che ad agosto, a settembre si potesse fare la didattica. Abbiamo indovinato. Molti studenti hanno avuto fiducia, ci hanno seguito. Per cui ad agosto sono venuti a Colchester e hanno fatto regolarmente la didattica. A settembre abbiamo fatto quasi tutta la didattica in Polonia e ora in questa fase in cui la seconda ondata pandemica è ritornata, stiamo lavorando sulle assunzioni e siamo molto fiduciosi. Uno degli studenti di quest'anno, Cristiano Sgobba. Che ci dici di questa esperienza e soprattutto commenta un po' questa copertina, perché molti magari ci scelgono perché sono sedotti dall'Inghilterra e poi si innamorano della Polonia. Come è sto fatto, Cristiano? Ciao a tutti, buonasera. Sì, io sono uno dei corsisti di quest'anno, ho scelto il master in HR e sì, ci siamo ritrovati in questo momento storico e sociale alquanto complesso. Siamo comunque ugualmente partiti, abbiamo spostato la partenza da aprile ad agosto e abbiamo fatto un'esperienza a tutto tondo a Colchester, in Inghilterra. Siamo stati presso il KESC, presso la scuola di inglese, una scuola che ci ha accolti benissimo perché siamo stati i primi studenti a riaprire l'istituzione scolastica in seguito alle vicissitudini dello scenario pandemico e successivamente siamo approdati il 1 settembre in Polonia, facendo quella che possiamo definire una missione impossibile. Tutti si chiedevano: ma com'è che stai girando l'Europa? Io sono stato non solo a Colchester, sono stato a Londra con altri colleghi, siamo stati anche abbiamo girato proprio l'Inghilterra e successivamente abbiamo anche girato la Polonia. Non ho mai viaggiato così tanto come quest'anno. E quello che ho apprezzato maggiormente di Varsavia non è stata la prima volta che io ero in Polonia, quindi già immaginavo quanto la Polonia avesse da dare a livello culturale, paesaggistico, ma anche sicuramente a livello di offerte lavorative, quanto la Polonia possa essere una nazione prospera, a differenza dello stereotipo solito in cui si ritiene che la Polonia sia un paese dell'est perduto. Assolutamente no, in Polonia ci sono i grattacieli, c'è tanto benessere economico, ci sono diverse possibilità. Abbiamo quindi seguito un calendario didattico molto interessante, basato molto sulle soft skills, ovvero sull'affinamento di quelle che sono le capacità individuali, relazionali, comunicative, attraverso quelle che sono state le lezioni di improvvisazione, che secondo me sono state proprio il mattone Ora portante. ne parliamo, Cristiano?